Come senz'altro avrete sentito, l'81enne Anthony Fauci si è dimesso. L'ANSA, servile come al solito, lo definisce lo zar anti-Covid di Biden, diventato il volto della lotta alla pandemia negli USA. Lascerà l'incarico a dicembre dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, che ha guidato per ben 38 anni, e del suo laboratorio di immunologia. Probabilmente è consapevole che quando a novembre, nelle elezioni americane di medio termine, i repubblicani prenderanno il controllo di Camera e Senato, inizieranno ad indagare sulla gestione della pandemia, del virus, che molti dicono creato in laboratorio con la collaborazione anche del signor Fauci. Quindi, se ha preso questa decisione, vuol dire che la barca sta affondando. In questi casi, si usa dire, quando la barca affonda, i topi scappano. Questo è. Signor Fauci, come direttore dell'istituto, ha ricoperto un ruolo chiave, potendo contribuire a far proclamare tutte le false emergenze del mondo. Se scappa da lì, quindi, così improvvisamente, un motivo c'è. Lui ebbe anche un ruolo decisivo nel periodo dell'HIV, un virus mai isolato, come non è mai stato isolato il virus del Covid, ma solo sequenziato in laboratorio. Se Fauci lascia questo ruolo importantissimo, vuol dire quindi che si è chiuso un ciclo. Praticamente dovrebbe essere tutto finito, mettiamo il condizionale, non si sa mai. Un colpo di coda, qualcosa che può succedere, però penso che siamo ai titoli di coda. Sapete che lui è anche sul libro paga dell'Istituto Bill e Melinda Gates, che sfornano vaccini, contribuiscono a farli sfornare un giorno sì e quell'altro pure. Vedete, quindi scappano tutti quelli che sono stati fautori del vaccino a tutti i costi. Da Fauci a Bassetti, che ora sta ritrattando, come avrete sentito, ciò che ha detto per 2 anni e mezzo, ora non è più valido quello che ha detto prima, ora si parla davvero dottore, qual è naturalmente, dicendo come si cura il Covid. Ha parlato lui di aspirina, non io. Quindi scappano e scapperà sicuramente il signor Speranza, ora cerca di aggrapparsi a questa elezione per essere rieletto e avere un minimo di protezione da parlamentare. E anche gli organi di controllo internazionali non devono stare tranquilli, come l'FDA americana, l'EMA europea, l'AIFA italiana, perché tutti loro, i responsabili, i dirigenti, i dottori, saranno sommersi da valanghe di denunce e questo avverrà in tutto il mondo. Questo è confermato da altre notizie che sentiamo in televisione, leggiamo sui giornali, leggiamo in internet, ecco. E riguardano naturalmente la nostra Italia, riguardano la sanità, riguardano la scuola. In sintesi, verranno reintegrati nei loro posti di lavoro i dottori e gli insegnanti non vaccinati, in quanto la carenza di personale impedisce le cure adeguate degli ammalati e la riapertura al completo delle scuole. Io consiglio a queste persone che hanno sofferto di tutto e di più di non pretendere solo gli stipendi arretrati, ma anche un cospicuo rimborso morale. Lo stesso vale per il personale scolastico. Altrimenti si rimane a casa fino a quando si riceve la giusta ricompensa per ciò che si è sofferto. Io farei così, ecco. Un'altra notizia, e poi concludo, riguarda sempre la scuola, dove il 70% dei professori sono contrari a nuova vaccinazione. E questo anche in caso di innalzamento dei casi Covid, lo spiega il portale di informazione ed ente di formazione La Tecnica della Scuola. Hanno esaminato
le 1700, scusate, le 1759 risposte arrivate. Risulta che quasi 7 docenti su 10 si dicono contrari all'eventualità che si possa tornare all'obbligo vaccinale, che per il 90% dei casi significa quarta dose di vaccino. È gente che si è vaccinata, 2-3 dosi, e probabilmente ha avuto qualche problema e non è più disposta a correre altri rischi. Anche qualora in autunno i contagi dovessero tornare a crescere. Mentre per i genitori e gli studenti a dire di no, ecco, per la quarta dose, in pratica sono 8 su 10, la maggioranza ormai, non sono disposti ad andare avanti con vaccinazioni all'infinito, che a quanto pare non danno nessuna garanzia. Sapete, ho già fatto un video dove ho detto cosa succede. Prima era con un vaccino, eravamo sicuri al 100%, ed ora siamo alla quarta dose. Ecco. Pensate che il cosiddetto governo di salvezza nazionale ha già ordinato per il prossimo autunno-inverno altre milioni di dosi. Voglio proprio vedere a chi andranno a fare queste inoculazioni. Boh, non lo so. Perché chi come me non ne ha fatto neanche uno, continuerà a non volerne fare, e siamo in tanti. Se anche quelli che l'hanno fatta hanno paura, cari amici, questi vaccini li butteranno via i nostri soldi, questa è la realtà. Mi sembra chiaro che fra poco molti di questi personaggi che hanno tormentato la nostra vita e ancora tentano di farlo, ecco, dovranno molto presto quindi risponderne davanti a una corte di giustizia. E speriamo che sia molto molto seria, perché il danno che hanno creato agli esseri umani, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, è qualcosa di imperdonabile, assolutamente.